che si avvicina alla montagna. Abbiamo cercato di fermarla, di fermarli entrambi, ma abbiamo fallito. Il carceriere è sparito e ha portato Anduin con sé. Allora il giorno che tanto temevo è infine arrivato. La vera battaglia si trova davanti a noi. Abbiamo tutti i nostri spettri. Jaina, cos'era quella cosa che Anduin si è lasciato dietro? Una bussola. Era un regalo per suo padre. Varian l'aveva con sé prima che combattessimo la legione sulla riva dispersa. Non credo che Anduin l'abbia fatta cadere per errore. Deve aver voluto che la trovassimo. Come segno di non essere stato completamente dominato dal potere del carceriere? Credo sia più di questo. Percepisco un incantamento sulla bussola. Forse Anduin ha usato la luce per lasciarci un messaggio. Bolvar, ci aiuterai a esaminare la bussola? Ma certo, Jaina. La bussola è infusa con un ricordo. Lo sento anch'io. Ben fatto, Anduin. Cosa volevi farci vedere? La battaglia incombe. Io mi occuperò delle truppe di invasione in cima a Torghast. Quando raggiungeremo Oribos, tu difenderai Zoval mentre completa il rituale. Vuoi dire che mi costringerà a difenderlo? Ogni volta che domina il mio volere, mi sento svanire sempre di più. È questo che hai provato quando Arthas ti ha resuscitato, Sylvanas. Fredda, vuota, tutto ciò che eri, consumato dall'oscurità. Sì, Ancino. Ma alla fine, i sacrifici che abbiamo fatto ne saranno valsi la pena. Una volta spezzato e ricreato il ciclo della vita e della morte, noi... Prima di allora sarò ormai perduto. E anche tu. Spero solo che i miei amici si ricordino di com'ero. E non di chi mi hai fatto diventare. No, Anduin. Non ti perderemo. Lo giuro. Non possiamo lasciare che il mondo cada nell'oscurità. Non dimenticherò mai. Rimaniamo uniti contro l'oscurità. Essere ristabilito. L'ora della battaglia è prossima. Se falliremo, Zoban avrà pure vinto questa battaglia, ma non vincerà la guerra. Noi siamo uniti nel nostro scopo e insieme otterremo la vittoria. Congrede delle terre tetere, fatevi avanti.
d'inverno ti manda la risolutezza di Selvarden. Neoprimus, noi ti offriamo la potenza di Maltraxxus. Alla nostra causa, io offro la devozione del bastione. Revendreth offre umilmente la nostra unità e la nostra determinazione. Quello a cui abbiamo assistito nella sala dell'Arbita era oltre la comprensione umana. Una volta, Zoban si ergeva tra noi come Arbiter, eppure ha dovuto ospitare il volere dei primi e cercato di smantellare l'equilibrio del cosmo. Per i suoi crimini abbiamo strappato il potere a nostro fratello e l'abbiamo legato alla Fauce. Sono stato io a scrivere le rune del dominio sulla sua pelle. Abbiamo usato l'animum di Zoban per costruire un nuovo Arbiter, uno che fosse imparziale e giusto. Avrei dovuto capire che non avrebbe mai smesso di combattere per riottenere il proprio potere e portare a termine tutti i suoi terribili piani. Quale sarà la sua prossima mossa? Zoban brama i segreti chiusi del sepolcro. Se dovesse trovare la conoscenza che cerca, tutto ciò che conosciamo sarebbe cancellato. 4 sigilli rappresentano la rinnovata speranza delle congrede. Li userò per forgiare una chiave, anche se devo ancora trovare qualcosa per sostituire il sigillo dell'Arbiter. Proseguite con l'attacco alle forze del cacciatore. Quando la chiave è pronta, vieni a prendere l'anima del tuo mondo, mortale, ma insieme potremmo ancora salvarlo. Mi ricordo di te. Salute, amico mio. Amico? La sfuggente Venari non ha amici. Sono stata rappresentata in maniera terribile. So essere una buona amica. Un'amica utile per chi ha bisogno. E tutti hanno bisogno di qualcosa. Tu più di altri, da quanto ho saputo. E infatti, immagino che questa conversazione sia solo un pretesto per chiedermi che cosa so di Zerth Mortis. Non vuoi vedere il regno dei primi con i tuoi occhi? Un giorno, forse. Se lo scopo lo vuole. Non sei forse stato assegnato a Cortia per il tuo intelletto? La tua curiosità? Forse il tuo scopo, amico, non è accumulare conoscenza, ma condividerla con chi può farne buon uso. Ammetto che ci sono così tante teorie da esplorare, così tante scoperte da fare. No, non devo pensarci. Vattene, alienatore. Non voglio niente da te. Non oggi, forse, ma un giorno lo farai. E quando arriverà il momento, potrai contare su di me per fare affari. È stato tutto inutile?
Indegni devono. Per la luce. Già in ammare fiero, sei tu. Uther? Uther! Un Kyrian! Oh, certo, ti si addice. Ho faticato a riconoscerti, mia signora. L'ultima volta che abbiamo parlato era... Stratol. Dopo l'epurazione. Me lo ricordo. Anche tu pensi ancora a lui, vero? Persino dopo tutti questi anni. Ho cercato di lasciarmi il passato alle spalle. Ora, quello che hanno fatto ad Anduin. Tutti quei ricordi dolorosi sono tornati. I ricordi sono come specchi. Ci mostrano parti di noi, a volte parti che vorremmo dimenticare. Ma puoi scegliere quali lezioni portare avanti e quali lasciarti alle spalle. Gli volevo bene, sai. Anch'io. Porta quell'amore con te, Jaina. Lascia che ti dia forza nei momenti difficili. Grazie, Uther. Puoi restare un po' e parlare con me? C'è così tanto che vorrei dirti. Azeroth. Mi hai raccontato molte storie della tua vita, Goel. Sembra che alcuni di quei ricordi ti affliggano. Sì, parlavo di Garrosh, figlio di Grommash Malogrido. Speravo di risparmiarlo dall'oscurità che afflisse suo padre. Invece, temo che la rovina che ha scatenato sia colpa mia. Il destino decide una strada per ognuno di noi. Come puoi incolpare te stesso per quello che ha fatto lui? Io l'ho portato via da Nagrand. Io l'ho fatto capoguerra. Ma quando ha avuto più bisogno di me, l'ho lasciato solo. E alla fine è stata la mia mano a fermarlo. Tuo padre diceva che quando viene chiamato dal padrone, un lupo decide se avvicinarsi o rivoltarglisi contro. Non vi è colpa. È solo la natura che fa il suo corso. Garrosh ha scelto la sua strada, figlio mio. Ma l'ho messo io su quella strada. Gli hai offerto una scelta. Non hai deciso per lui. Rammaricati se devi, ma le sue decisioni non ricadono su di te. Il suo percorso è finito, ma il tuo va avanti. Avanti, sì. Abbiamo molto da fare. Grazie, madre. Loctar! Solo i porti, sopra. Non tutto è perduto, non ancora. I cavalieri della spada dei Valori. Quindi Tyrion Fordring ha impugnato Brandicenere in mia assenza. Non riesco a pensare a nessuno di più degno. Concordo. Ha affrontato il re dei Lici in battaglia e distrutto Gel'Dannima stessa. Eppure hai cercato di resuscitarlo nella non morte. Perché negargli il riposo che si è guadagnato? Una volta gli dissi che solo una mano d'argento può brandire una spada d'ebano. Avevamo bisogno di un quarto cavaliere che guidasse gli altri. Lui sembrava la scelta giusta. Sembra che il destino abbia scelto diversamente. Non è l'eredità che volevo lasciarti, Darion. Mi hai insegnato a difendere ciò che mi è caro. Sono orgoglioso di portare con me un'eredità simile. E io sono fiero di te, figlio mio. Che
credevi davvero di essere la mia unica via di fuga, mortale? Ti ho offerto un'opportunità che hai ingenuamente rifiutato. Pagherai per avermi ingannato. Ma prima ci sono altre questioni importanti che richiedono la mia attenzione. Quindi goditi quest'attimo di tregua. Sarà l'ultimo della tua vita. Posso imparare a essere umile, ma mai docile. Molto bene. Kel'Thuzad è stato annientato. Sono qui per servire. No. Sarebbe dovuto aspettare a me per ottenere vendetta per i Sindorei. E cosa avresti ottenuto? Sarebbe cambiato il destino della tua gente? No, ma io... Quindi la vendetta non sarebbe stata affatto per loro, solo per te. Io non ero lì quando Luna Argenta cadde, assente nel suo momento più buio. Il mio fallimento mi tormenta da allora. Allora non è la vendetta che cerchi, ma la redenzione. Hai commesso molti peccati in vita, Kel'Thas Soleato. La rovina del tuo regno non è uno di essi. Pentiti per tutto il resto, ma per questo perdonati. Forse hai ragione, accusatrice. Sembra che abbia del lavoro da fare. Suppongo di avere tempo per ascoltarti. Non permetterò la morte di un'altra foresta. Selvarden è più bella di quanto immaginassi. La notte senza luna mi inquieta. Sono felice di vedere che sei di nuovo in te, Mindo. Temevo di averti persa per sempre. Sin dagli eventi di Riva Fosca, la rabbia è cresciuta in me. Una marea sotto la quale sembravo destinata ad annegare. È stato solo quando ho sentito la voce di Elune che ho riconosciuto il dolore sepolto sotto la mia rabbia. Un dolore intrecciato a un senso di profondo tradimento. Mentre Teldrassil bruciava, io non capivo perché la Dea non intervenisse. Perché permettesse la perdita di così tanti innocenti. Ma non sapevo di Selvarden, del dovere e dello scopo che attendevano le anime del nostro popolo. Almeno, prima della fauce. Forse non comprenderemo mai il volere degli dei, figlia mia. Ma credo che Elune abbia fatto una scelta per aiutare sua sorella, non per farci del male. Anche la regina dell'inverno ha affrontato scelte difficili. Lei e la madre Luna sono vincolate insieme a un ciclo eterno di morte e rinascita. Un ciclo al quale i Kaldorei ora si riuniranno. Basta guardare al passato. È ora di accogliere il nostro futuro. La Dea mi dà forza. I Kaldorei resisteranno.